Vorrei ringraziare prima di iniziare la dottoressa Contini perché diciamo, lei è stata proprio la fautrice, proprio pratica di questo lavoro e ringrazio anche tantissimo la dottoressa Corsi, il dottor Iacono e la dottoressa Mazzinghi per l'aiuto che ci hanno dato per la realizzazione di questo progetto. Allora, per iniziare, che cos'è il MODI? Per MODI, appunto, come diceva anche Enrico, si intende il Maturity Onset Diabetes in the Young, che è un gruppo eterogeneo di disordini che sono caratterizzati da un diabete mellito di tipo non chetotico, da una modalità di ereditarietà di tipicamente autosomico dominante, che diciamo quindi rientrano in quella che è la classificazione di una malattia a trasmissione autosomico dominante che dovrebbe insorgere prima dei 25 anni di età, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza. Considerate che non è del tutto vero questo, perché può insorgere anche secondariamente, ma il difetto primario in tutti questi disordini sta appunto nel difetto del funzionamento delle cellule beta del pancreas. Sino adesso al 2010 sono stati descritti 11 sottotipi di MODI, ciascuno dei quali è causato da un gene differente, e diciamo, nella classificazione generale si dice che il MODI rappresenti il 2-5% delle forme di diabete non insulinodipendente. Anche questa è la classificazione generale che viene data, però vi assicuro che molti dei soggetti che sono affetti da MODI vengono trattati con l'insulina. Allora, se guardiamo quindi la classificazione, diciamo, di questi 11 sottotipi di MODI, come potete vedere, il diabete che possiamo avere è un diabete differente, può essere grave oppure può essere moderato lieve. Generalmente il diabete lieve è quello che è legato al deficit dell'enzima della glucochinasi, in cui i pazienti in genere hanno un diabete che insorge immediatamente, che si può già vedere, insomma, da un'indagine nei primi giorni di vita. E che generalmente, insomma, se si segue una dieta accurata e una buona attività fisica, non dovrebbe richiedere l'insulina. Questo, come ben capite, dopo una certa età è impossibile, nel senso che nessuno di noi poi per una vita sta con una dieta adeguata o segue un'attività fisica di un certo tipo, quindi poi alla fine anche questi pazienti in età più adulta alla fine vengono sottoposti a terapia. Gli ultimi MODI che sono stati individuati in questi ultimi 2 anni, che vado dal MODI 7 al MODI 11, sono veramente stati descritti in un'unica famiglia, quindi considerate che sono ancora proprio da classificare e da prendere, da studiare ancora. Allora, questi sono tutti i geni responsabili degli 11 tipi di MODI. Per MODI X si intendono quelle forme di diabete che rientrano nella classificazione del MODI, ma di cui ancora non abbiamo individuato i geni, con un'eterogeneità variabile, in genere anche una gravità comunque abbastanza importante. La maggior parte di questi geni sono tutti fattori di trascrizione nucleare, fatta eccezione per la glucochinasi, che è un enzima così, che viene chiamato appunto sensorio del glucosio, mi viene male in italiano, vabbè, sensorio del glucosio, e che è quello che controlla appunto l'entrata del glucosio nella cellula. Ed è un gene appunto che agisce proprio non a livello sicuramente nucleare, così come il gene dell'insulina, il VLK, che è stato l'ultimo ad essere individuato. Come potete vedere, allora, come vi dicevo, alcune forme sono veramente rare. Le forme più frequenti sono il MODI 2 e il MODI 3. Se andiamo a guardare la prevalenza in Europa, vedete queste prevalenze, queste percentuali molto differenti, perché dipende dallo Stato europeo in cui viene registrato, in cui viene studiato praticamente questo tipo di diabete. Considerate che, per esempio, diciamo, da un punto di vista generale, il diabete più frequente in Europa è quello di tipo MODI 3, che in Italia invece è molto più raro. In Italia e in Spagna il diabete più frequente è quello di tipo 2. Quindi queste percentuali sono date appunto da questa differenza sostanziale degli studi. Ma quello che è interessante, guardate, ancora circa il 50% del diabete di tipo monofattoriale non ha una base, ancora non siamo riusciti a individuare una base genetica vera e propria. Allora, noi abbiamo iniziato questo studio, adesso insomma, siamo arrivati a un po' più di 130 casi, comunque abbiamo raccolto questi 130 casi e la maggior parte dei loro pazienti. Siamo arrivati a più di 160 soggetti nel nostro studio, in cui abbiamo deciso di fare l'analisi molecolare per identificare i pazienti col MODI e quindi classificarli. La cosa che è stata molto complicata, o comunque che ha richiesto veramente tantissimo impegno, come diceva poco fa il preside della facoltà di medicina, è che dal letto del paziente si è arrivata l'analisi, ma poi si è tornati al letto del paziente. Perché
Nel senso che noi poi abbiamo riclassificato tutte le nostre famiglie, abbiamo rivisto tutti i nostri pazienti, li abbiamo rivisitati completamente, siamo andati a controllare se c'erano poi delle complicazioni microvascolari, abbiamo completamente rivisto tutta la loro terapia. Ora non vi ho portato tutti questi dati, se no sareste stramazzati al suolo, perché noi ci sono richiesti diversi anni, insomma, diversi, diciamo, un paio d'anni di studio. Comunque questo è stato molto importante, perché noi adesso abbiamo veramente un gruppo omogeneo di pazienti, non soltanto da un punto di vista clinico ma anche da un punto di vista genetico. All'inizio lo studio ovviamente l'abbiamo fatto con quello che è il classico metodo Sanger, nel senso che ovviamente, come ben sapete, insomma, lo studio molecolare dei geni si fa con la metodologia classica. Abbiamo studiato questi quattro geni che sono quelli più frequentemente coinvolti, diciamo, nel MODI. Abbiamo anche studiato poi tutti i nostri pazienti con l'MLPA per vedere se c'erano anche dei riarrangiamenti intragenici. Sapete che col sequenziamento classico ovviamente questo non è possibile vederlo, e alla fine su tutto il nostro, sulla nostra casistica abbiamo ottenuto sui nostri 130 casi il 41% di positivi. Con queste proporzioni, quindi, la maggior parte, questi sono i risultati solo, diciamo, dei probandi. Ovviamente all'interno di questo dovete mettere anche i genitori, i cugini, gli zii di tutte le famiglie che abbiamo studiato. Comunque la maggior parte mutazioni della glucochinasi, poi MODI 3, non abbiamo trovato per il momento nessuno con una mutazione del tipo MODI 1, che è frequente soprattutto nel nord dell'Europa. Ma quello che ovviamente dobbiamo considerare è che, malgrado questo enorme studio, noi abbiamo ancora un 59% di casi che non sono stati classificati. Allora, ovviamente abbiamo detto che questi casi è inutile continuare a studiarli con la metodologia classica. Anche noi abbiamo iniziato appunto a fare i nostri studi di Next Generation. Abbiamo raccolto, appunto, abbiamo classificato tutti questi pazienti e abbiamo deciso di iniziare a studiare con un sequencing, con un gene target. Allora, per due motivi. Intanto perché ci sembrava più facile all'inizio. Secondo, voi considerate che studiare tutto il genoma è molto affascinante, però nello stesso tempo noi non siamo preparati a leggere tutto il genoma, bisogna anche essere realisti. Poi alla fine abbiamo talmente tanti dati che probabilmente non siamo ancora in grado di poter, diciamo, anche interpretare. Che cosa abbiamo deciso di, quali geni abbiamo deciso di studiare nei nostri pazienti? Allora, tutti quelli responsabili del MODI già noti. Perché? Allora, perché abbiamo detto, ok, abbiamo studiato i più frequenti, però in fondo forse dovremmo anche controllare gli altri. Di questi geni abbiamo deciso di studiare sia la parte codificante che non codificante, quindi abbiamo preso tutto, introni ed esoni. Poi come abbiamo scelto gli altri geni? Abbiamo scelto alcuni geni nel pathway delle geni che stavano nel pathway delle proteine codificate dai geni noti e che erano importanti nello sviluppo delle cellule beta pancreatiche. Ci siamo basati su studi genome wide anche del diabete di tipo 2, perché se poi voi andate a controllare, molti geni responsabili del diabete di tipo 2 sono anche quelli responsabili del diabete monofattoriale, per cui tutta questa enorme differenza che si è fatta di clinica negli anni tra diabete di tipo 2 e MODI forse poi non è così, cioè in parte, diciamo, si overlappano e si sovrappongono. Abbiamo studiato poi dei geni che per genome wide erano stati, diciamo così, ipotizzati avere un ruolo importante nell'origine del diabete di tipo 2. Questi sono stati tutti i geni che abbiamo preso, anche qua codificante, parte non codificante, faccio eccezione per questi due geni, perché erano geni molto lunghi, avevano degli introni molto grandi e quindi non ce la siamo sentiti perché non sapevamo poi come interpretare questi risultati. Fa eccezione questo gene, di questo abbiamo anche sequenziato il primo introne perché sapevamo che c'erano stati dei polimorfismi descritti in letteratura associati col diabete di tipo 2. Comunque alla fine abbiamo ottenuto, diciamo, circa una megabase da sequenziare. Allora, abbiamo fatto il nostro esperimento con la 454, con appunto il classico sistema di cattura, appunto, di shotgun, e abbiamo iniziato con quattro casi. Allora, due di cui sapevamo già i geni noti, perché li abbiamo utilizzati? No? Allora, da una parte per vedere esattamente come avremmo visto le mutazioni in Next Generation, e secondo perché se parliamo di patologie come il diabete, allora, probabilmente più geni potrebbero essere responsabili anche di un quadro clinico. Allora, se è vero che oggi diventa quasi, cioè diventa, è anacronistico parlare di malattia monogenica anche per le forme rare, cioè se noi prendiamo il ritardo mentale e prendete un ritardo mentale che segrega nella famiglia,
e dove ci sono più soggetti affetti, nessuno avrà lo stesso tipo di ritardo mentale. Spesso noi abbiamo delle differenze. Queste differenze non credo che siano date perché uno forse è stato educato meglio, è stato seguito meglio dal fisioterapista o l'altro no. Probabilmente questo è dato dal fatto che esiste un background genetico che è differente anche all'interno della stessa famiglia. E poi abbiamo preso due casi, ovviamente, di cui non sapevamo nulla. Tutti i campioni li abbiamo analizzati contemporaneamente. Vi faccio vedere come esempio uno dei campioni che noi sapevamo già avere le mutazioni, è quello che ovviamente all'inizio nel nostro primo esperimento è venuto fuori, e sono stati questi risultati che, per chi classicamente ovviamente fa analisi genetica, all'inizio è un po', insomma, come dire, io sono stramazzata al suolo perché ho detto vabbè, ora non so come interpretare, poi pian piano vabbè, adesso abbiamo realizzato meglio. Allora, come potete vedere sono 1024 varianti, quindi veramente su un gene, su una megabase di sequenziamento, non sono neanche tanto poche. Allora, ci siamo concentrate all'inizio soprattutto nella sostituzione delle regioni codificanti, perché in realtà non siamo più abituati a fare quello, no? È proprio una questione anche della nostra mentalità. Abbiamo trovato tre varianti silenti che ovviamente non abbiamo considerato minimamente, e poi però abbiamo trovato cinque cambi aminoacidici. Tra questi cinque cambi aminoacidici che cosa abbiamo trovato? La nostra mutazione, vedete quindi sul gene della glucochinasi, presente nel 45% delle sequenze che coprivano la nostra regione, che ci dicono che è una sequenza, diciamo, con una mutazione in eterozigosi. Anche qua sapete bene, voi che probabilmente utilizzate la Next Generation, che è facile vedere le mutazioni in omozigosi, ma rimaniamo sempre un po' più prudenti su quelle in eterozigosi, quindi per fidarci noi diciamo devono avere una buona profondità e una copertura, diciamo, di un certo tipo. Vabbè, questa la conoscevamo e quindi abbiamo detto ok, forse andiamo tranquilli, quando abbiamo la mutazione che è veramente reale la riconosciamo, e questo è quello che appunto abbiamo visto sul nostro esperimento. Tra gli altri risultati, quello che ci è interessato e che è venuto fuori è che abbiamo trovato varianti nei siti di splicing e varianti missenso. Allora, queste sono le varianti nei siti di splicing che abbiamo trovato nei nostri campioni. Io vorrei soffermarvi su questo gene. Allora, guardate, abbiamo trovato due mutazioni nei siti di splicing e due campioni. Quello in cui avevamo già trovato le mutazioni della glucochinasi e in uno dei campioni di cui non sapevamo niente. E come vedete, in questo campione MID4, nel gene dell'RFLX abbiamo trovato anche una mutazione in missenso. Questo non, all'inizio abbiamo detto ma sarà vero, non sarà vero, ovviamente poi l'abbiamo dovuto dimostrare, però che due mutazioni possano essere presenti nello stesso gene non è che ci scandalizza più di tanto. D'altronde questo l'avevamo già visto con la metodologia Sanger. Noi quando studiamo un gene, pur grande che sia, pur tanti esoni abbia, noi lo sfiniamo sempre, perché sappiamo che possono essere presenti due mutazioni anche in esoni diversi, causative, già descritte in letteratura, che non sempre devono, praticamente cambiano il fenotipo del paziente. Allora, una delle mutazioni sull'RFSX era praticamente un'inserzione della timina che cadeva nel sito a settore di splicing. Oddio, scusate. E l'altra invece era questa mutazione, una deletione di un'adenina nella parte codificante delle zone 7. Allora, siamo andati a riguardare questo gene. Quando io avevo scelto questo gene, l'avevo scelto perché nel topo era stato descritto come associata ad insufficienza pancreatica e che causava ipoplasia pancreatica. Quindi mi sembrava un omogeneo candidato. Siccome ovviamente gli altri ci arrivano sempre prima di noi poi a ottenere i risultati, recentemente è uscito il lavoro su Nature che dimostra come questo gene in omozigosi può essere veramente responsabile di una patologia nell'uomo. Esattamente, mutazioni in omozigosi sono associate a diabete neonatale con ipoplasia pancreatica, atresia intestinale e anche aplasia della vescica. I genitori di questi pazienti avevano tutti un'iperglicemia, quindi che cosa vuol dire questo? Che gli eterozigoti ovviamente non manifestano la sindrome vera e propria, ma trasmettono l'iperglicemia, e quindi trasmettendo la mutazione al 50% la trasmettono con un meccanismo di tipo autosomico dominante, che ci sta benissimo, diciamo, con la classificazione del tipo MODY come noi la intendiamo. Questo è il lavoro di Smith, che cosa ha dimostrato? Che intanto appunto i topi che perdono questo gene non riescono a generare normalmente le isole
pancreatiche, le isole dell'Angeras, e mentre nell'uomo, appunto, nelle forme recessive causa questa patologia. È un gene molto importante nella gerarchia dei fattori che coordinano lo sviluppo delle cellule pancreatiche, sia nell'uomo che nel topo, e sicuramente è uno dei geni che potrebbe essere uno dei migliori candidati per studiare una possibile terapia rigenerativa per le cellule beta del pancreas. Le mutazioni che sono state descritte da Smith in questa famiglia, come vedete, sono tre mutazioni sul sito di splicing, quindi tornano anche con quelle che abbiamo trovato noi, e poi sono due mutazioni missenso. Questa la stessa mutazione, quindi vedete, è stata trovata anche nel campione 5 ed è una mutazione, abbiamo trovato solo questa, diciamo, come possibile causativa anche qua nel sito di splicing. Un altro risultato che abbiamo ottenuto nell'altro campione, di cui ancora non sapevamo niente, sono mutazioni in questo gene IPF1. E l'abbiamo trovato nel 54%, una sostituzione missenso con una citosina che sostituisce un'adenina. Allora, questo gene era stato descritto come possibilmente causativo di un MODI di tipo 4. La proteina che viene codificata è un attivatore trascrizionale di altri geni che sono importanti nella formazione delle isole beta del pancreas, soprattutto il gene dell'insulina, della somatostatina e GLUT2. Anche qua è coinvolto, è un gene molto importante, è coinvolto nello precoce sviluppo del pancreas e che regola il gene dell'insulina. Sono stati descritti solo due casi in letteratura di mutazioni. È vero che era stato chiamato come responsabile del MODI 4, però ultimamente, diciamo, nella comunità scientifica che si occupa di diabete, tutti dicevano lasciamolo perdere, perché se uno non ha la genesia o l'ipoplasia del pancreas, sicuramente questo gene non è coinvolto. E gli unici due casi che sono stati descritti sono stati casi non omozigosi in cui c'era una genesia del pancreas. Questa mutazione che noi abbiamo trovato è una mutazione in cui la prolina, che è un aminoacido altamente conservato, come potete vedere nelle specie, viene quindi sostituita da e quindi sembra che questa non si abbia più quello che è l'importante ruolo di attivazione trascrizionale di IPF1. Noi a questo punto siamo andati a riprendere il soggetto che avevamo visto prima, no? Che c'era arrivato come un sospetto di MODI 2, cioè ci avevano chiesto di fare l'analisi per la glucochinasi. Allora, qual era la storia di questo bambino? Questo bambino si era stato il riscontro di un'iperglicemia occasionale durante un'attività sportiva, cioè una visita per attività sportiva. Guardate che la glicemia era già a 340 mg per cento, quindi era veramente una glicemia molto alta, con un'emoglobina glicata di 7. E l'OGTT test, vedete, già a 120 minuti 291 mg, quindi questo è un diabete franco. La prima cosa che hanno fatto è stato quello di sottoporlo a una terapia insulinica, perché altrimenti ovviamente con una glicemia così alta c'era il rischio che ci fossero dei problemi. Raccogliendo la storia familiare, richiamando tutti diciamo la famiglia, abbiamo visto che il padre già sapevamo avere un problema di iperglicemia, era stato diagnosticato un diabete di tipo 2 e il nonno paterno era deceduto per le conseguenze di un diabete di tipo 2. Abbiamo studiato tutta la famiglia, ovviamente abbiamo trovato la mutazione nel padre, probabilmente ereditata da suo padre, ma la cosa ovviamente che poi abbiamo trovato è stata la mutazione anche negli altri fratelli. Facendo l'analisi della glicemia agli altri fratelli abbiamo trovato un'iperglicemia. Loro, pensate che sino a quel momento non avevano mai avuto nessuna diagnosi. E l'unica cosa che sapevamo del fratello è che ogni tanto a scuola si addormentava o sveniva, però insomma veniva scambiato, diciamo, un po' più per... cioè non avevano mai pensato poi, no? Di controllargli la glicemia. Per cui adesso sono stati sottoposti tutti alla terapia insulinica e questo ovviamente abbiamo fatto in questo modo la diagnosi. L'abbiamo anche in questo caso confermato con il metodo Sanger classico e la prima cosa che io ho chiesto è immediatamente venisse fatta una ecografia del pancreas, perché mi interessava sapere se era vero che c'era un'ipoplasia del pancreas, e questi soggetti non ce l'hanno. Quindi in realtà la famosa classificazione clinica che ci veniva data come metodo di screening ovviamente forse non è tanto valido.
Allora, come vi dicevo, abbiamo anche fatto studi in vitro della nostra mutazione. Sicuramente, vedete, c'è la sostituzione di un aminoacido non polare con uno polare che cambia completamente la conformazione e soprattutto salta l'attività di legame. E allora abbiamo detto che questo gene probabilmente non soltanto causa MODY, ma potrebbe essere anche coinvolto in casi che sono stati diagnosticati come diabete di tipo 2, perché abbiamo detto in fondo i parenti del nostro bambino avevano tutti una diagnosi di diabete di tipo 2. E probabilmente è di quelle mutazioni dove il diabete non potrebbe anche vedersi in un secondo momento, non è detto che si veda già da subito dalla nascita, quindi potrebbe esacerbarsi, potrebbe avere una penetranza non del 100% ed aumentare con l'età. Allora, siccome tutti i nostri geni, noi li studiamo anche sulle nostre donne incinta, perché tutte le mutazioni causano un diabete gestazionale, siamo andati a vedere se mai era stato riportato che ci poteva essere un problema in gravidanza, un diabete di tipo 2 che poteva causare dei problemi in gravidanza, come facciamo per tutti i nostri soggetti. Abbiamo trovato questo lavoro che è stato pubblicato nel 2005, che nessuno, se andate a guardare se viene nominato, considerato, cioè proprio non se lo fila nessuno, quando invece per noi è stato molto importante, perché questa è una famiglia italiana studiata negli Stati Uniti, che è sempre un classico per noi, dove le femmine portatrici della mutazione avevano tutte poliabortività e un'alta mortalità infantile, quindi con un basso peso alla nascita dei bambini e mortalità infantile. Questo è l'unico lavoro che è stato descritto sino adesso. Certo, questo per noi è importante. Io poi, facendo la genetista clinica, ovviamente vedo le cose sempre da un punto di vista anche pratico, nel senso che ci capita spesso di vedere diabeti gestazionali, mortalità, aborti, e molte volte noi non ci pensiamo che, oltre a tutte le analisi classiche che facciamo alle nostre donne, forse varrebbe la pena anche vedere questo. Oltretutto, questi pazienti hanno la stessa mutazione, questa famiglia aveva la stessa mutazione che avevamo riscontrato noi. Sono andata a chiedere da dove proviene dell'Alto Lazio, la nostra famiglia dalla bassa Toscana, e probabilmente in quella zona c'è un effetto fondatore, quindi anche questo, vediamo, sono dei dati in più. Allora, che cosa vuol dire questo e quali sono adesso i nostri futuri goal? Allora, prima di tutto, perché è importante fare questi studi di genomica molecolare? Perché anche la medicina cambia, cioè anche la nostra classificazione così rigida ovviamente cambia. Il nostro aspetto, il nostro futuro, diciamo, le goal prossime sono di fare l'exome sequencing, e l'altro giorno ci pensavo e dicevo: ok, va bene, quelli negativi che adesso stiamo studiando con Gene Target, gli facciamo il genome sequencing. In realtà, perché questo, diciamo, sicuramente un nuovo approccio per trovare i geni malattia, però mi è venuto anche questo dubbio, perché concludo, perché secondo me questo è importante per chi fa la medicina, sempre per il discorso che la genomica deve essere trasferita nella medicina. Allora, se le malattie genetiche rare vanno da 4.000 a 6.000 circa, e i geni causativi sono circa 2.500, noi che cosa abbiamo sempre detto? Per forza, perché c'è la l'eterogeneità del locus, c'è l'eterogeneità allelica, eccetera. Ma questo caspita di eterogeneità, allora, da che cosa c'è data? Cioè, mi è venuto da pensare, ma noi poi alla fine dobbiamo davvero solo concentrarci su queste maledette porzioni codificanti o meno? In fondo, che cosa potrebbe essere quello che controlla un'espressione diversa? Anche le sequenze non codificanti, introni, le regioni non traslate, e uno dice, vabbè, quali cose si complicano, perché non è facile interpretarlo. E la clinica, da questo punto di vista, ci dà un'indicazione. Per esempio, se noi prendiamo il gene SOX9, guardate, allora, mutazioni e aploinsufficienza di questo gene danno una sindrome ben caratteristica, con la bassa statura, con l'accorciamento delle falangi nelle mani e nei piedi, addirittura danno l'inversione del sesso, cioè voi sapete che soggetti che sono XY e che hanno alterazioni di SOX9 in realtà poi hanno appunto questi aspetti, cioè formano le ovaie e anche strutture vaginali. Se andiamo a guardare i topi, gli embrioni wild type, vediamo che questo gene in effetti si esprime in tutte queste regioni che noi sappiamo appunto essere poi coinvolte nella sindrome che conosciamo. Però che cosa sappiamo anche dalla letteratura? Che io posso avere una delezione in questa regione desertica, guardate, SOX9 è qua non c'è niente, non c'è un gene, ma io ho delezioni qui e posso avere la displasia campomelica, l'inversione del sesso, e se faccio il top knockout di quella regione ottengo questo risultato.
ho la delezione nella regione di, sempre in questa regione, che mi dà una sindrome di Pierre-Robin, e anche qui vado a fare il topo knockout e me lo dimostra. Ed esistono anche delle duplicazioni, e sono state descritte in diverse famiglie, in cui c'è la regione duplicata sempre a monte di SOX9, quindi che non coinvolge il gene, in cui ho brachidattilia anomichia, cioè quindi la mancanza delle unghie, e guardate il topo knockout. Allora, che cosa vuol dire questo? Che esistono degli elementi regolatori che agiscono in ciste che sono tessuto specifici. Che cosa vuol dire questo? Che quello che noi vediamo nel sangue è quello che veramente esiste nei tessuti o no? E soprattutto, se dobbiamo applicarlo alla clinica, è vero, noi siamo degli animali un po' meno complicati e non, diciamo, come diceva poco fa il professor Ferrari, non possiamo fare gli arti, però è anche vero che come facciamo poi a tagliuzzare il nostro, diciamo, il nostro tessuti? Come facciamo poi a vedere come agiscono questi elementi? Quindi diventa un'ulteriore complicazione, ma che vi ho voluto presentare perché noi, io dico sempre, iniziamo dalla parte codificante perché per noi è più facile, però poi si apre una sfida che sarà ancora più interessante. Allora, faccio solo quest'ultima cosa e finisco perché vi ho già annoiato. Nel 2011 Nature ha pubblicato questa breve, praticamente una breve review, dove dice che si apre una nuova scienza, si apre un nuovo anno, che dal 2011 inizieranno appunto ad aprirsi tutta la parte della medicina genomica per il futuro. E come diceva poco fa appunto il professore, io c'ero quando sei stata, perché ero negli Stati Uniti in quel periodo e ho avuto la fortuna di essere in quel momento quando all'inizio nel 2000 si diceva che tutto il DNA era stato sequenziato, anche se in realtà poi non era proprio del tutto vero perché c'erano diversi errori. E poi era stato fatto che si erano presentati loro, soprattutto Clinton, perché Craig Venter, che era privato, lui non vedeva l'ora di dare la notizia. E anche lo stesso Clinton aveva detto allora, la medicina si apre, però sono passati 10 anni, e Collins ha detto vabbè, meno male non ha dato un tempo, perché sennò insomma là sembrava che tutto accadesse subito. Però dal 2000 al 2010 veramente ormai la tecnologia è andata davvero avanti, ormai abbiamo davvero il DNA sequenziato di diverse specie che ci aiuterà per capire sia l'evoluzione che la funzione genomica. Ormai si parla di seconda generazione, ormai di tecnologia di seconda generazione, che ci servirà intanto a capire esattamente come sono i pathway delle proteine, perché il trial clinici li dovremo fare non soltanto in un'omogeneità clinica di aspetti clinici, ma probabilmente anche con omogeneità genetica, e la stessa famiglia ci aiuterà per poter arrivare a quella che io dico sempre deve essere il nostro obiettivo, soprattutto di medici, cioè quello di riuscire a far stare i pazienti bene per una terapia adeguata per loro. Vi ringrazio. Grazie mille Sabrina, veramente molto molto interessante. Sergio. Ma in realtà mi rendo conto che un bello che sarà sempre di fondamentale, cioè la variabilità genetica non è. Certo. Ci sono molte regioni del genoma di individui, tra virgolette, normali, che sono divergenti, cioè sono diverse inserzioni. Sì, le copy number variation ci hanno insegnato allora, questo, infatti. Allora, hanno già iniziato, c'è il progetto del sequenziamento, dicono che sono arrivati a sequenziare 100 DNA di diverse specie umane per fare un pool che ci servirà poi come confronto, diciamo, più o meno. Eh? Come, scusa? Diverse razze, sì. No, scusate, vabbè. Oddio. No, va bene, ho sbagliato, scusatemi, diverse razze. Ok, altre domande? Che coverage avete avuto con Imogen? Abbiamo poi avuto circa il di media, quanto? 42, 92, scusami, infatti mi sembrava poco, 92%. Ok, e come profondità? Abbiamo avuto circa il 70, vero? Il 70%. Lo chiedo a lei perché lei è quella che è ovviamente. Ok, grazie mille ancora.